Altro videozzo dalla Meisua, siccome sentite? Sto aspettando che cuocia il ragù e dovrebbe essere quasi cotto dal suono, perché si sente dal suono, perché è più scoppiettante che è evaporata bene tutta l'acqua. E quindi siccome ho sanificato la casa ormai da qualche anno liberandomi dalla televisione, stavo leggendo un po', guardate, Dire Straits and Mark Knopfler, questo libro. Qui ragazzi, qui così. Aspettiamo di cenare, due belle tagliatelle, due belle tagliatellozze all'uovo e ci sogniamo un bel arpeggio di Mark Knopfler, uno dei più belli arpeggi per chitarra che siano mai stati scritti, Romeo and Juliet. Così, leggiamo qualcosa. Vedete il suono? Sta bene, no? Il suono del ragù nella pentola di coccio, di terracotta, con questo tipo di arpeggi. Spettacolo. D'altronde Mark Knopfler, insieme a Chet Atkins, sono sicuramente due dei miei chitarristi preferiti. Chitarristi che possono ancora permettersi il lusso, potevano permettersi ancora il lusso di andare in giacca e cravatta sul palco, no? Questo chitarrismo, questa tradizione di chitarrismo... Da chitarrista che a volte è in giacca e cravatta, proprio vestiti giacca e cravatta. Anche Eric Clapton. Lo stesso John Mayer credo che a volte vada in giacca e cravatta. Questo chitarrismo all'americana, dove il chitarrista è elegante a volte anche sul palco. Interessante anche questo aspetto. Ciao ragazzi, buon appetito a tutti. Il sugo è quasi cotto. Ciao ciao.